Presidente. Sì, è di qualche giorno fa la denuncia video del campione del ciclismo Maurizio Fondriest riguardo lo stato vergognoso, così giustamente lui le definiva, delle strade dell'entroterra romagnolo. Nel nostro entroterra, grazie al lavoro di illuminati imprenditori e grazie anche alla storia del nostro ciclismo, pensate a Pantani e al Monte Carpegna, per le nostre strade si è creato un mercato importante legato al cicloturismo. Un mercato che si è sviluppato ormai nel corso di quasi 20 anni e che contribuisce in maniera importante alla destagionalizzazione e alla diversificazione dell'offerta, al turismo sostenibile e all'attivazione anche dell'entroterra dal punto di vista turistico rispetto alla costa. Tutti questi sforzi però rischiano di essere vanificati dalla scarsa o nulla manutenzione delle strade, soprattutto delle strade provinciali. Infatti vengono lamentate da più parti buche, crepe, scarsa manutenzione, rischio di cadute. È notizia di agosto, di qualche giorno fa, di un ciclista che è caduto, che ha riportato un infortunio importante proprio perché è finito in una buca. E quindi lo Stato è soprattutto da 4-5 anni dopo il Nevone e dopo che ormai le province sono state svuotate dei finanziamenti per la manutenzione che le strade si trovano in condizioni veramente pietose. Gli operatori infatti hanno cominciato a denunciare un calo nelle presenze, si vedono le dichiarazioni di Confcommercio o dell'associazione dei bike hotels all'inizio stagione. Quindi Assessore, noi chiediamo cosa vogliamo fare come Regione, perché corriamo il rischio davvero di andare a colpire un settore importante nonostante gli investimenti che stiamo cercando di fare anche con i promotour, anche su questo i promotour qualcosa da dire l'abbiamo detto, però rischiamo di vanificare degli investimenti sia nostri come promotour sia degli operatori che da tanti anni operano in questo settore. Grazie. Abbiamo garantito fondi per la manutenzione nel 2015. 10 milioni di euro, nel 2016 sono state poste a bilancio sia gli 8 milioni e mezzo per la manutenzione strade ex regionali conferite alle province, sia i 4 milioni per le strade comunali del territorio montano. E per quello che riguarda diciamo, la viabilità comunale, invece, è la legge 3 del 99 che autorizza la Regione ad assegnare alle province anche fondi da destinarsi alla realizzazione di interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione delle strade di proprietà comunale. Nonostante negli ultimi anni non vi sia stata una disponibilità per questa specifica funzione, nel bilancio del 2016, come le ho ricordato, abbiamo previsto 4 milioni di euro proprio anche per questo aspetto. Ovviamente siamo consapevoli delle criticità segnalate sulla rete provinciale e sulle reti comunali, non solo per la finalità del cicloturismo, ma ci impegniamo a come giunta procedere al riparto dei finanziamenti disponibili, quelli che ho citato a bilancio, non appena vi siano le condizioni tecnico-amministrative ed economiche adeguate in relazione ai vincoli della legge di stabilità 2016. Grazie. Grazie Presidente. Sì, purtroppo non sono molto soddisfatto perché è bene che tabelliamo e segniamo le ciclovie. Il problema che però riferivo è riguardo a un tipo di cicloturismo che non viaggia sulle ciclovie ma che si appoggia agli hotel della costa, ai bike hotel e alle guide che portano in giro i turisti a pedalare sulle nostre colline. Fra l'altro un turismo importante perché non è il solito turismo mordi e fuggi degli italiani o in parte austriaco-tedesco, ma anche turismo che viene dall'America, dall'Australia, dal Brasile. Persone anche che hanno disponibilità economiche importanti, che quindi sono un valore per questo tipo di turismo. Il problema è che però queste risorse per quelle strade sono insufficienti. Non è solo colpa della nostra regione, ma è colpa dei tagli al governo centrale e di quella mezza riforma, che è stata fatta. È colpa anche delle risorse che magari spendiamo in grandi opere che secondo noi non sono più attuali, perché i soldi che buttiamo nella Cispadana, nelle bretelle e nei people mover potrebbero essere soldi che vanno a rafforzare la nostra struttura viaria. Quindi l'invito che vi faccio è uno, maggior coordinamento sulle risorse che vanno spese sulle province, quindi capire dove c'è effettiva necessità. Due, cercare di reperire ancora più fondi, sia a livello centrale che a livello regionale, da portare lì sopra. Anche perché
e parliamo ancora di Nevone, se quest'anno abbiamo ancora il Nevone sulle strade provinciali, le province probabilmente non hanno i soldi per spazzare la neve, quindi al di là del cicloturismo avremo sicuramente degli altri problemi. Grazie.